Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Sì, sto in pigiama perché oggi, cioè sono vestita da casa perché oggi voglio, cioè questo è un genere di video che mi piace, cioè un video decluttering. Io cambiando sempre casa, la sto slogando sempre, cerco sempre di buttare e tenere il minimo indispensabile, cioè le cose che veramente utilizzo. Già ho buttato due bustoni di vestiti. Questo sarà un video decluttering di tutta la casa. Cucina, bagno, salone, vestiti, tutto. Vediamo che cosa c'è sotto il letto contenitore. Scusatemi, non ho fatto il letto perché appunto nel frattempo sto facendo anche le pulizie. Quindi, dato che devo buttare tutti i vestiti sul letto e vedere quello che devo tenere, buttare, regalare, così respira un po' e poi faccio anche il letto. Ci sono tutti in questa, qua ci sono tutti i costumi parei e questi sono tutti i vestiti miei, di mio marito estivi, quindi vedete che non abbiamo tantissime cose. In quella busta di H&M c'è diciamo la base per attaccare il televisore al muro, sono gli scatoli. Io tengo gli scatoli per quando devo fare il trasloco per non rompere le cose, quindi stampante vuota e la caraffa filtrante scatolo vuoto. Da questa parte invece ho queste tre buste che sono tutte da regalare dell'ultimo decluttering. Qua ci sono, in questo e in quello, ci sono decorazioni di Natale e Halloween, tranne queste due tovaglie che le uso, diciamo, per le occasioni. Allora, questo è il pezzo del mio armadio. Quindi adesso metto intanto prima tutta questa fascia nel letto e decido che cosa devo fare. Allora, iniziamo da gonne e pantaloni. Questa gonna io la uso tantissimo, l'avevo comprata da Primark, quindi la tengo. Questa gonna usata pochissime volte, quindi la regalo. Questa pure la uso tanto. Io uso tantissimo gonne d'inverno, mi piacciono un sacco. Questi sono pantaloncini che insieme a questi altri pantaloncini ho utilizzato tanto. Li uso più, quindi li regalo. Ovviamente non è facile fare il decluttering adesso perché essendo un anno con il Covid che diciamo siamo usciti pochissimo, uno non si regola delle cose che ha usato o meno. Questa gonna ce l'ho invece da tantissimo tempo, è più elegantina, un poco più lunghetta, però mi piace ancora, quindi la tengo perché è semplice. E un'altra che ho usato soltanto due volte, mi piace, ma non lo so, vediamo. Forse. Questo semplice è quello alto bianco e sono quelli che utilizzo di più. Maglione l'ho utilizzato tantissimo, ma non lo so, nei forse. Dico nei forse perché li tengo per un po' e poi in base a se li metto o meno poi li butto. Questa pure la utilizzo tantissimo perché questi appunto sotto le gonne o dentro i pantaloni li utilizzo. Questa l'ho comprata recentemente, quindi la tengo. Questa invece non la uso tipo dal Capodanno 2018, quindi la do via. Mi piace, però non la metto mai. Cioè, questa è sempre di Primark. Mi piace, è morbida, ma questo colore, forse adesso che mi sono fatta i capelli scuri. Che dite? Scrivetemi nei commenti. Forse, ah, boh, la tengo un altro po'. Poi questa non l'ho messa per niente. Sono tutte al contrario praticamente. Comunque è un po' pelucciosa e scende larga. Quindi sì, per ora. Questa pure la uso. Ho deciso questa di darla via. Questa appunto la tengo. O la do via. La do via anche questa, dai. La do via perché. Questo sicuro do via, me l'ha dato mia mamma. Anche questo è il contrario, no? L'aveva preso tipo per Natale. Via. Poi qua sono tutte magliette interne. Questa la uso per fare sport. Io mi alleno a casa. E questo appunto è il top che uso sempre per fare sport. Queste magliette interne le uso sia interne d'inverno che in estate.
Queste li sto tenendo da una vita che si usavano tantissimo, ma sono tipo da anni che non le metto, quindi penso di darle tutte via. Una. No, questa è semplice, senza quello alto, e la tengo sempre come maglia interna quando fa freddo. Questa appunto è come quella a collo alto, quindi la do via perché tanto non le uso. Questi sono i leggings che uso solo per allenarmi. Maglietta interna questa di Burberry, non lo so, vediamo se la uso in estate, se no la do via. Port, queste sono tutte di Decathlon, rimisuro e poi vediamo, semplice di Primark, ho scritto California. Queste d'estate le utilizzo sempre tutti i giorni. Queste Primark bianca, semplice, anche questa la usavo per il lavoro e può sempre servire. Questa di Zara l'ho presa a 12 euro. Io ho due, una al collo a B e una al collo tondo. Questo vestitino che uso sempre, devo appenderlo però. E queste sono tutte le magliette che ho comprato recentemente. Questa da Chiavi, infatti non le ho ancora messe perché queste le utilizzerò d'estate. Chiavi, questa è di Primark. Se vi siete persi l'ultimo video haul ve lo lascio qui sotto in descrizione. Questa sempre di quelle interne ma a bratelline. Troppo lunga, non mi piace, quindi o la taglio, perché ci sta tantissimo quel colore di questa tuta. Quindi ora provo a tagliarla. Se esce bene la tengo, se non la do via. Queste anche le ho prese recentemente. E questa l'ho presa anche che mi piace un sacco. Ma questa è la mia felpa della NASA preferita. Quindi questa sicuro la tengo. L'avevo presa da un Diz, un negozio come The Zenith, ma in Francia si chiama Diz. Mi piace un sacco perché ha questo effetto sotto. Soltanto una macchiolina. No, questo lo do via. Questo non lo uso tantissimo di Primark. Non piace il colore, diventa un po' tipo bianco sporco, quindi lo do via. Già sta aumentando qua la quelle da dare via, diciamo. Questa la uso, anche se penso non la terrò per molto, perché è molto corta e di Bershka. Questo lo uso a casa per quando fa freddo o per quando devo andare in montagna, quindi lo tengo. Questa è la mia felpa, diciamo, che penso che non darò via, perché sono stata tipo un sacco di volte a Disneyland e 9 volte su 10 avevo questa felpa, e questa non darò via, ricordo, sperando di poterci tornare. Questa la do via, ce l'ho tipo da 10 anni. Questi due sono uguali, di Primark, uno rosso e uno giallo. Non li uso da parecchio, anche se a questo rosso mi piace un sacco perché quando metto il rossetto rosso e il cappello, questo mi piace. Invece questo giallo lo do via. Non mi piace avere due prodotti uguali di colore diverso. Allora, questi sono i jeans scuri che ho comprato da poco. Questi larghi sotto li utilizzo, quindi li tengo. Questi invece sono due paia di jeans che ho comprato, questo in estate e questo a ottobre, quindi sono nuovi, li tengo. Anche se questo di Zara, diciamo, è in forse, vedo se lo utilizzo quest'estate, in primavera, anzi, se no lo do via. Questi jeans li do via. Invece questi qua neri, semplici in tessuto, li utilizzo, mi piacciono. Poi questi sono pesanti, quindi li uso molto d'inverno con sotto le calze se fa freddissimo. E questi invece sono in pelle, mi stanno un po' grandi. Questi d'inverno non li ho usati, quindi gli do un'altra chance, se no vanno via. Questo giubbotto lo uso ancora, quindi lo tengo. Stessa cosa per questi due vestiti. Questo semplice, questo qua ho messo alla promessa di matrimonio, quindi questi ovviamente li tengo, che utilizzavo prima
vorrei utilizzare ancora, ma non so. E questa camicia che l'avevo usata tantissimo in primavera, non la tengo. Penso che le camicie e i vestiti li tengo tutte, ad esempio questo che è invernale e mi piace. Stessa cosa per la camicia Burberry, queste qua, le camicie e le magliette bianche le uso tantissimo in autunno e in primavera. Poi c'è questa semplice bianca. Poi il giubbotto in pelle di Zara che ovviamente uso. Stessa cosa per la giacca, questa è bella perché si girano le maniche. Poi camicia di La Martina, questa sempre la uso, che utilizzavo, ma non lo so, non è più nel mio stile, quindi vado via. Questa camicia non mi piace più. Vabbè, la tengo ancora, poi vediamo. Questo sono poi Luigio, sì, Luigio, ma non l'ho mai utilizzata. Dico sempre potrebbe servire. Potrebbe servire secondo voi? Forse. Proviamo in primavera. Questa la utilizzo tantissimo. Proviamo questa primavera e poi basta. Questo giubbotto era quello che mi aveva mandato mia mamma nel pacco, ma non tanto, mi piace, quindi vado via. La pelliccia di Zara, finta pelliccia ovviamente, rimane anche il mio giubbotto sportivo che utilizzo da anni ormai. Stessa cosa per questo che utilizzo sia primavera, autunno, inverno. E questa invece la do via, la vestaglia, perché ne ho un'altra. Questa ormai è tutta, vedete, rovinata. Quindi la do via perché ce ne ho un'altra. Vi faccio vedere una manica, è questa, l'ho appoggiata qui sopra. Poi questa invece è l'ultima che ho comprato poco fa, inizio stagione. Quindi è rimasto il vestito che ho comprato da Stradivarius, che ovviamente tengo. Stessa cosa per il vestito che ho comprato adesso su Asos. Questa vestaglia che potrebbe servire è il vestito che ho comprato su Asos, che vi ho fatto vedere nel video precedente. Passiamo sopra. Questo Moncler, ovviamente lo tengo perché è l'unico smanicato che ho. Questo invece lo do via. Questo invece è di mia mamma, che l'ha dimenticato qua. E questi sono due trench, uno blu, questo è Luigio, e quest'altro nero. Questo nero è pesantissimo. Ed entrambi, se non li uso questa primavera, li do via. Quindi passiamo alle scarpe. Intanto qua ho preso da Globo gli scarponi della neve. Ve li faccio vedere che non ve li ho ancora fatti vedere. Ho preso questi guanti della neve che sono Touch, pagati 16,90 euro, e poi questi scarponi della neve 20 euro da Globo. Eccoli qua, non c'è bisogno che li esco, quindi poi li sistemo lì dentro. Passiamo alle scarpe. Allora, ci sono queste che io adoro, quindi le tengo. Stessa cosa per queste, che sono comodissime, più basse di Zara. Mi sa che tolgo tutto così do una pulita. Questi qua le do via, sono dei mattoni pesantissimi, altissimi, non mi piacciono proprio più da un bel po'. Questi invece sono quelli che utilizzo. Questi li ho comprati adesso sempre da Stradivarius. Lì invece ci sono le scarpe, diciamo da lavoro, rimangono là. Poi ci sono queste strautilizzate di Zara. Le Converse strautilizzate, penso che ne comprerò un altro paio quest'estate, ma nel frattempo tengo queste. Queste le utilizzo spesso d'inverno, che forse le ho usate solo una volta, però non so, sono scomode, non mi piacciono, sono scomode, hanno questo tacco un po' esagonale. Le tengo per questa primavera, poi le do via. Qua c'è l'aggeggino per pulire le scarpe in camoscio. E qua invece ci sono tutte le scarpe estive, che poi vedremo con il decluttering, diciamo, estivo.
Nell'armadio del centro ci sono sotto le cose di mio marito, che ovviamente non toccherò. Questo è lo zaino Eastpak di quando andavo a scuola alle superiori, che ancora utilizzo quando andiamo, diciamo, fuori in gita. E questo è lo zaino che ho preso della NASA poco tempo fa da Primark, ancora non l'ho utilizzato. Questa è una busta regalo di Zara che potrebbe servire da riciclare. Questo zaino bianco lo utilizzo, ma è da pulire. Io lo pulisco con il detergente ed esce pulito. Questa borsa di Furla l'ho utilizzata per tantissimo tempo, ma non la utilizzo più, quindi la do via. Questa è la tracolla che ho utilizzato la prima volta che sono andata a Parigi. Non tanto mi piace, quindi la do via. Queste sono le tracolle che abbiamo vinto uguali, nuovissime, della MSC, ma non le utilizziamo mai, quindi entrambe le do via. Quindi la tracolla è sua, questa è per quando facciamo viaggi lunghi, quindi teniamo. Ultimamente nei viaggi utilizzo questo, questa ma la do via perché non la utilizzo mai. È inutile che teniamo cose che potrebbero servire. Questo è un regalo, anche questa, quindi queste forse le tengo nella speranza di uscire prima o poi. Questa è la borsa dell'acqua calda che ho comprato da Primark. Ora c'è la, si dice, il borsone della palestra o viaggio. Questa borsa, ah, questi sono i poncho che utilizzavo per andare a Disneyland quando pioveva e servono. Di Tiger. Questa la do via, forse è l'unica borsa da mare che ho, quindi mi conviene tenerla. Utilizzo lo zaino, ciao. Qua c'è, ah, eccole qua le cinture, quindi ci spostiamo nel letto e faccio vedere le cinture e il resto. Poi c'ho questa cintura Armani che ormai è un po' rovinata, quindi provo a lavarla e se non va via la butto. Sì, e poi ho cinture semplici che diciamo raramente utilizzo. Sì. E questa di solito d'inverno, scusate, ma si sta scaricando la batteria, quindi in caso continuo dopo. Questo l'ho preso da Forever 21. Casomai volevo togliere il fiore, ma non si può staccare. Ma è nuovo. Questo anche l'avevo preso un euro da Forever 21. I cappelli in genere li uso, questa è caldissima, questa è una tovaglia doppia per quando andiamo a fare picnic o al mare, questa la doppia, questa diciamo un colore neutro quindi la tengo, questo cappello marroncino l'ho usato ma via. Questi guanti brutti, quindi li do via. Questo lo voglio regalare a mio nipote, che è carino, mai messo. L'avevo preso sempre un euro da Forever 21. Questi guanti che non so che cosa servono perché non ci sono, diciamo, le dita, quindi li do via. Uguale a quello grigio nero. Questo è un regalo, mi piace perché tiene caldissimo e lo tengo. Poi questo è il cappello di mio marito, queste sempre le fascette che uso io in inverno, uso io generalmente, uso questo cappello via, questo via, tranne questa che ha preso mia mamma a Dubai e quindi mi ricordo e la tengo. Allora, nel frattempo ho fatto il letto, scusate il rumore, ma c'è accesa l'asciugatrice e là i vestiti che non possono andare nell'asciugatrice, e intanto ho sistemato il cassetto mio dell'intimo e in più ho liberato tutti gli accessori, cioè tutti gli accessori che avevo qua li ho messi tutti in questo e in questo ed alcuni li ho buttati. Questo è carino, sì, l'avevo preso a Parigi, solo che mi dà fastidio vedere, cioè mi sa di disordine vedere gli accessori qua esposti. Sono, e dentro ci sono delle scatoline, quindi
sono pochi, e là invece sono soltanto orecchini. Poi qua ci sono profumi, occhiali, questi sono gli oli essenziali per il diffusore, e questa è la salvia che brucio quando devo fare meditazione. Queste sono le cose che devo buttare in quei cassonetti adatti. E invece sotto il letto ho messo due buste di vestiti da donare. Ah, se vi chiedete che cosa ho da questo lato dell'armadio, praticamente avendo noi pochi vestiti lo uso tipo come gabuzzino, cioè ci metto di tutto. Quindi c'è l'aspirapolvere, le valigie e il ventilatore, lenzuola, federe dei cuscini del divano. E adesso butterò questo, perché tanto ne ho già tre. E questo copriletto che ce l'ho, ma lo avrò usato tipo solo una volta, perché non mi fa impazzire. E quindi darò via questi due e anche questi, perché questo colore di rosino per il divano non mi piace per niente. Quindi adesso butto questo, questo, questo e anche forse questi del divano che sono consumati. E adesso li metto nelle buste e passiamo nel bagno.